Alla conferenza stampa sui consorsi di bonifica era presente anche il presidente regionale di Liberi Agricoltori, Angelo Candita, che ci ha illustrato il parere degli agricoltori. Che valutazioni la sua associazione o il mondo agricolo fa di queste proposte, ma anche dell'utilità dei consorzi? I consorsi di bonifica, la storia la conosciamo un pochettino tutti. Sappiamo oggi che lo viviamo in questo modo, pensiamo di avere soltanto un tributo e una tassa. In realtà tutti i cittadini sono soci, ma non per volontà diretta purtroppo, ma perché negli anni passati, anni 30, anni 40, tutto il territorio fu giuridicamente riportato dentro i consorzi di bonifica per poter appunto togliere le acque, le paludi e quant'altro. Sono rimasti, sono stati dati gli incarichi perché hanno costruito i canali di scolo, perché hanno costruito tutti i flussi, hanno realizzato alcune strade e quant'altro. Ed è rimasto così nel tempo. Oggi c'è necessità di andare a rigovernare questi consorzi. Nella fase di rigoverno noi abbiamo già detto alla Regione che 6 consorzi di bonifica sono troppi, che comunque i consorzi di bonifica non possono continuare ad avere sotto l'aspetto amministrativo anche dei contratti di lavoro a sé stanti, perché oggi se voi prendete il dipendente comunale prende 1.200 euro al mese, il dipendente del consorzio di bonifica ne prende il triplo. Quindi anche di fronte a questo io sono un cittadino, sono un contribuente, sono un associato, chiamatemi come volete, però non posso naturalmente io tirare fuori dalle mie tasche un qualcosa per andare a dare a chi fa il mio stesso lavoro pari merito un qualcosa in più. E quindi anche qui iniziamo da qua, iniziare a fare delle riforme. Quindi accorpiamo i consorzi, riduciamo il numero di personale, purtroppo anche il personale deve iniziare a capire che in questo momento di difficoltà bisogna anche stringere la cinghia, quindi ridurre i propri stipendi e ridurre le proprie cose. E questo è uno. L'altra cosa è che i consorzi, tutti i consorzi di bonifica, io lo dicevo prima anche alle amministrazioni comunali, vedete, la gestione delle acque è un fatto molto importante. Noi in provincia di Brindisi abbiamo ancora oggi circa 1.000 pozzi non autorizzati, che emungono acqua, lo emungono in modo spropositato. Quindi sicuramente questo avviene anche negli altri comuni limitrofi, nelle altre province. Abbiamo un'infiltrazione di acqua salata molto forte. Rischiamo di avere un dissesto idrogeologico, ma dal dissesto idrogeologico avremo anche un dissesto ambientale, perché il sale, il cloro che noi buttiamo sul terreno crea grosse difficoltà per le coltivazioni, ma per il terreno stesso. E allora perché non andare ad utilizzare le acque reflue che noi la mattina utilizziamo per lavarci la faccia, per la pulire, per fare qualsiasi. Quelle acque, una volta depurate, possono essere tranquillamente utilizzate per l'irrigazione. Quindi noi dobbiamo dire ai consorzi di bonifica, fermate tutto il mondo per quelle. Cercate di investire i denari che la comunità europea, che la regione Puglia ha inserito all'interno del PSR, del piano di sviluppo rurale, per realizzare queste opere. Il beneficio sarà sicuramente per tutti. Ridurremo il costo per l'emungimento dell'acqua, ridurremo l'impatto dell'inserimento di acqua salata sotto il nostro territorio, poi ci saranno i geologi a spiegarci qual è la differenza tra avere l'acqua dolce sotto e anziché dell'acqua salata. E però a noi l'acqua dolce la possiamo utilizzare in questo modo, prendendo tutta l'acqua che noi utilizziamo la mattina per i nostri fabbisogni durante il giorno.